nel mondo, noi l'abbiamo fatta per primi e prima degli altri, e quasi sempre meglio degli altri. Quello che si fa nelle oasi, nei deserti, è quello di costruire dei passaggi sotterranei tra pozzo e pozzo, in maniera che l'acqua, che il vapore, cadendo nell'acqua, determini, cioè inventano l'acqua. Ecco, qui a Zollino c'è un sistema di questo genere che è praticamente sconosciuto, è una seconda linea di possesso. Cosa che vi invito ad andare a vedere, perché è un luogo di una magia incredibile, alla Ristola, che è la punta estrema di Leuca, che non è dove c'è il faro, è l'altra, quella che vedete lì, dove c'è la grotta del diavolo, la grotta dei giganti e la porcinaia. Lì c'è una scalinata che ad un certo punto si interrompe, c'è una piazzola e poi la scalinata scende di nuovo a mare, e quella è scambiata normalmente per i bagnanti, per qualche cosa che serviva per fare in realtà non è così, perché quella c'è lì da sempre. La pietra è consunta, poi hanno trovato tracce di elementi combusti, l'hanno datata al sesto-settimo millennio, hanno datato quei resti. Noi non badiamo tutti allo stesso modo, ma non perché abbiamo la pelle di colori diversi, perché la materia grigia è quello che mettiamo qua dentro e quanto la riempiamo che è importante. Bisognerebbe fare proprio questo livello di differenza, cioè dovrebbero comandare i saggi o quelli che sanno, non a svantaggio di quelli che non sanno, ma nell'interesse della collettività.